Il rosmarino, il grande antiossidante ed è il miglior rimedio dell'estate. Il rosmarino è una pianta molto comune, ma alcune volte queste piante così comuni hanno delle proprietà che noi sottovalutiamo o dimentichiamo. Il rosmarino è la rosa del mare, vedete, nasce il suo ambiente perfetto dove nasce proprio vicino al mare Mediterraneo. Anche se in realtà si diffonde anche negli orti, in tutti gli orti anche dell'entroterra, però vedete questo rosmarino meraviglioso, così già fiorito completamente e fiorirà da aprile fino a settembre-ottobre, viene così rigoglioso proprio nell'ambiente marino delle nostre coste. Il rosmarino è una pianta della famiglia delle labiate, come tutte le labiate, per cui non so, la melissa, la lavanda, la salvia e così via, è una pianta ricchissima di oli essenziali. Ma gli oli essenziali del rosmarino sono molto particolari, perché oltre ad essere degli attivanti della funzione epatica, ed essere dei tonici, e quindi sono molto indicati durante l'estate per la stanchezza e l'ipotensione estiva, hanno delle proprietà antibatteriche, antivirali, antifungine, antiossidanti e anche protettive in senso antineoplastico. Quindi l'estate spinge il nostro organismo, da un lato spinge le crescite, quindi l'estate spinge le proliferazioni, il rosmarino modula queste crescite proprio per la sua attività antiossidante e protettiva sulle cellule. Dall'altra parte ha questa azione importantissima di contrastare qualsiasi tipo di batterio e di virus, come dicevo, di micete, e pertanto dobbiamo considerare questa pianta e i suoi oli essenziali prima di pensare a quegli antibiotici che molto spesso danno l'antibiotico resistenza. Come lo usiamo? Useremo come al solito l'infuso della pianta, possiamo prendere dei rametti di questa pianta, li mettiamo come sempre a bollire nell'acqua per 15 minuti e beviamo una tazza di questo infuso la sera e questo ci darà molta forza di tipo immunitario, o se invece lo beviamo al mattino avrà un effetto per alzare un po' la pressione in queste fasi di ipotensione che sono tipiche dell'estate. Arrivederci al prossimo video.